La ragione per cui scendere in piazza sono le ragioni di un sistema che non sta funzionando, no? Di un sistema che sta portando e sta sommando una crisi sociale, una crisi economico-finanziaria e una crisi ecologica. È il momento, il 15 ottobre sarà questo momento, che tutti i cittadini si risentano nuovamente protagonisti, diciamo, di essere, come dire, parte integrante del cambiamento, no? Il 15 ottobre nasce in Spagna, in un certo senso si espande in tutto il mondo, anche noi in Italia vorremmo fare la nostra parte, perché i movimenti sociali in Italia, in particolar modo negli ultimi 10 anni, sono stati un elemento importante, no? Quest'anno è stato il 10° anniversario del G8 di Genova, è anche simbolico da questo punto di vista. I lavoratori stasera scendono in piazza, e scendono in piazza anche il 15 ottobre perché non vogliamo fare la fine dei lavoratori greci. I lavoratori pubblici greci si sono visti eliminare la tredicesima, ridurre del 30% lo stipendio e 30.000 lavoratori sono stati lasciati a casa. Noi non vogliamo fare questa fine anche in Italia. Per quanto riguarda i lavoratori del privato, vogliamo ribadire che il lavoro è un bene comune, che i nostri diritti non si toccano, che Marchionne non si può permettere di fare il buono e il cattivo tempo in Italia. Noi non siamo la Cina, anche se questo slogan adesso suona un po' strano, visto che i lavoratori cinesi invece stanno andando avanti sui diritti. C'è supposta per te dalla BCE una bella lettera che ci toglierà il salario, la pensione. Siete contenti? Neanche la vasellina vi diamo. Ecco la lettera, leggete i provvedimenti che ci chiedono per salvare le banche, e noi studenti, dottorati, laureati, tutti in mezzo a una strada, precari a vita, è la supposta per questo secolo, e vai! Sì, oggi è una giornata che chiaramente guarda al 15 ottobre alla manifestazione nazionale romana, però è una giornata nel quale a Pisa, come in tantissime altre città, si prova a trasformare, a portare quei contenuti, quelle rivendicazioni anche sui territori. Oggi a Bologna, a Roma, c'è questa occupazione anche simbolica, diciamo, di Banca Italia, che sicuramente è una delle controparti che più per noi tutti, per i movimenti sociali in questa fase rappresenta, ma il dato importante che voglio evidenziare è che in questa giornata, così come la giornata del 15 ottobre, gli studenti scenderanno in piazza e sono una parte importante e fondamentale di quelli che sono i movimenti sociali. E da questo punto di vista noi abbiamo costruito l'anno scorso un grande autunno e una grande primavera, partecipando a tutti quelli che sono stati i momenti anche che ha messo in campo la FIOM, il sindacato, alla partecipazione, anche a quella che sono stata la campagna referendaria, e in qualche modo ci poniamo anche il punto di come uscire dalla crisi, di come affrontare, di come riconnetterci con tutte quelle componenti sociali che oggi questa crisi la pagano. Da questo punto di vista scenderemo in piazza il 15, lo abbiamo già fatto il 7 ottobre, e dopo il 15 pensiamo che ci deve essere anche un cercare di continuare questa mobilitazione sui territori, cercando di costruire anche nelle pratiche delle forme che riescono a includere tutti, a mettere tutti insieme, e che nel nostro territorio riescono a riportare anche un dato di conflittualità e rivendicativo. Proprio per questo pensiamo che l'esperienza spagnola delle Acampados a Puerta del Sol, così come in altre capitali europee, può essere, diciamo, un'esperienza che possiamo anche a Pisa cercare di riportare.